Allora, salve a tutti. In questo video volevo un po' ripercorrere il contenuto di ciò che avevo scritto in due miei articoli che riguardavano il tema della persecuzione del paganesimo in Europa, dall'Europa antica fino all'Europa medievale, fino a che, diciamo, fino al punto in cui tutte le altre religioni che non fossero il cristianesimo, le religioni pre-cristiane furono quasi tutte spazzate via. Questi, diciamo, è un articolo, che in realtà sono due articoli perché è molto lungo, quindi l'ho diviso in due parti. È un articolo che scrissi per La Storia degli Storici, che è un sito molto interessante che abbiamo fatto insieme ad alcuni ragazzi dell'Università di Firenze, ma volevo fare anche una versione video dove leggo e commento il contenuto. E, ovviamente è un video commento e lettura, quindi per alcuni può risultare un po' elencativo e noioso, quindi non è che siete obbligati, insomma, potete anche direttamente andare a leggervi l'articolo se vi interessa il tema. E altrimenti insieme a me seguirete. Ora penso di dividere il video in due, quindi seguendo le due parti. La prima parte riguarda appunto la storia antica più che altro, quindi diciamo, il diffondersi del cristianesimo e della persecuzione e la conseguenza, quindi la persecuzione del paganesimo alla fine dell'Impero Romano, in sostanza fino agli albori del Medioevo. La seconda parte invece tratterà tutto ciò che c'è dall'Alto Medioevo fino a praticamente quasi fino al Rinascimento. Ed è un argomento secondo me molto interessante e purtroppo per nulla trattato, tranne che un pochino a livello accademico, ma è un argomento molto sconosciuto, anche se in realtà è, secondo me, molto importante per noi europei, poiché riguarda un avvenimento epocale, insomma, un cambio, c'è stato un cambio lungo quasi lento, lungo quasi 1000 anni, in un intero continente dove una miriade di religioni lentamente vengono, diciamo, coperte o spazzate via da una nuova religione. E molte volte questo viene dato un po' come una sorta di passaggio naturale, insomma, di ciò che avviene nella storia, e quasi un passaggio gentile, però vedremo che, insomma, è stato tutt'altro che gentile, ecco. E riguarda, diciamo, fornisce tantissimi spunti a livello religioso, sociale e politico su tanti temi che noi trattiamo tante volte, insomma, sul comportamento dell'essere umano in società, sulle ideologie, sulla filosofia, l'antropologia e quindi talvolta l'imposizione da parte dell'essere umano su altri esseri umani di una idea su tante altre. E quindi la conseguenza di questo bisogno, diciamo, mi viene da dire di razionalizzare, però questo bisogno di stabilire una verità su tante altre, e quindi, diciamo, fa partire come una gigantesca macchina cancellatrice, una macchina del fango enorme per discreditare tutto ciò che non è
diciamo, non fa parte di ciò che penso io, di ciò a cui io aderisco, è un qualcosa che nelle società umane ritorna e ritorna tanto. E secondo me questo è un esempio davvero incredibile, cioè pazzesco, perché si parla appunto di civiltà antichissime, civiltà complesse, profonde, come erano, potevano essere gli egiziani o quelle mesopotamiche o i greci, i romani, eccetera, eccetera, che si portavano dietro tutto un bagaglio di tradizioni enorme, che come a noi oggi, con la nostra tradizione, e quindi diciamo componevano tutto quello che era il loro la loro forma mentis, il loro modo di rispondere alla vita e all'esistenza, eccetera, eccetera. A un certo punto questo viene cambiato, viene sostituito, viene sostituito da un altro, insomma, come un svuotare un contenitore per riempirlo con altra sostanza. Solamente che quando in civiltà antichissime come quelle, soprattutto quelle orientali, ma non solo, devi cancellare praticamente quasi, quasi come succede nei genocidi culturali, devi proprio cancellare tantissime tradizioni millenarie. Non è assolutamente una cosa scontata, facile, non è assolutamente una cosa pacifica. E nel mio articolo, infatti, parto dal mondo al mondo orientale dell'impero romano. E, diciamo, io mi sono interessato più che altro dell'Europa, quindi tratterò l'Europa, anche se comunque ovviamente la distruzione del paganesimo riguarda molti altri posti, il Nord Africa, tutta la Mesopotamia, Turchia, Siria, eccetera, eccetera. E partendo dalla Grecia, cosa vediamo? Allora, ovviamente, come viene detto nei manuali di storia, ormai insomma, le religioni orientali di tipo, diciamo, monoteistico o enoteistico erano molto diffuse all'interno del Mediterraneo, soprattutto del Mediterraneo, a Roma, eccetera, eccetera. Anche qui a Firenze c'è sotto il Palazzo Vecchio, anzi, accanto al Palazzo Vecchio si è scoperto un tempio di Iside, che era un tipico culto, diciamo, della fine dell'impero romano, e poi tante altre cose che magari avete sentito, il Sol Invictus, eccetera, eccetera. Però tra queste c'erano ovviamente anche quelle di origine ebraica, e tra gli ebrei c'erano anche quelli che i romani chiamavano come giudeo-cristiani, eccetera, eccetera, insomma i primissimi cristiani. Ma andando al momento in cui queste religioni si diffondono e soprattutto iniziano a prendere potere tra le aristocrazie dell'impero, perché è lì che una religione, diciamo, inizia ad avere quell'influenza decisiva, ossia per imporsi in una società, per imporsi nella storia, devi sempre prendere il potere in quella determinata società. Quindi, diciamo, tra queste religioni a un certo punto prevalse questo cristianesimo, che era già molto diffuso appunto tra l'elite romane. E gradualmente iniziò esso stesso a divenire il potere. E quindi ovviamente
ci fu, iniziarono a cozzare, diciamo, i due poteri, uno, diciamo, chi stava dalla parte appunto di questa nuova religione, e chi invece rimaneva fedele agli antichi dei. Ora vediamo, partiamo appunto dalla Grecia. Grecia, civiltà antichissima e profonda, colma di filosofia. A quei tempi comunque, diciamo, c'era una filosofia dominante, c'erano filosofie dominanti che mettevano già le basi, erano già più simili appunto a possibili religioni monoteistiche, quindi andava molto di moda il neoplatonismo di Plotino, eccetera, eccetera. Tra i romani andava molto appunto lo stoicismo, eccetera, eccetera. Quindi i filosofi cristiani prenderanno tanto appunto partiranno proprio da queste religioni, da queste filosofie. L'affermarsi del monoteismo in Grecia non fu affatto facile. I culti erano molto radicati e organizzati ed erano presenti in Grecia accademie, ovviamente accademie molto antiche, accademie filosofiche, che erano tra le più importanti del Mediterraneo. Giuliano, l'imperatore famoso, Giuliano l'Apostata, il famoso imperatore Giuliano, scrisse un elogio ad Atene. Ancora per i romani il mondo greco era comunque il mondo, diciamo, più alto, più nobile, insomma, a cui guardare. Ma quali fiumi di lacrime ho versato e quali lamenti ho pronunciato quando ero convocato, tendendo le mie mani alla tua Acropoli, implorando Atena di salvare il suo supplicante e di non abbandonarmi. Molti di voi che erano testimoni oculari possono attestare, e la stessa Dea, sopra tutte le altre, è la mia testimone, che ho persino implorato la morte dalle sue mani lì ad Atene, piuttosto che il mio viaggio dall'imperatore. Che la dea di conseguenza non tradì il suo supplice né lo abbandonò, è dimostrato dall'evento, perché dappertutto lei era la mia guida e da ogni parte inviava un protettore accanto a me, come gli angeli guardiani di Helios e Selene. Quindi, insomma, cristianesimo, siamo già dopo Costantino, quindi il cristianesimo è già religione ufficiale dell'impero. Giuliano fu quel famoso imperatore venuto alla metà siamo nel 300 d.C., che tentò, insomma, di far tornare Roma all'antico culto pagano, insomma, prendendo un po' esempio appunto dal molto da questo neoplatonismo, insomma, da molti anche aspetti del cristianesimo. Diciamo, poi alla fine non ci riuscì, però fa capire quanto ancora forte era, diciamo, l'attaccamento all'antica cultura. Quindi ancora nel tardo impero, poi appunto c'erano tanti eventi, si tenevano le Panatenee, i misteri eleusini, i culti neoplatonici, e tutti questi si riunivano per celebrare i loro riti. Nello stesso tempo i cristiani appunto iniziavano a costruire le loro basiliche, erano divisi già, insomma, con i vari vescovi che comandavano, che guidavano le comunità. E un filosofo neoplatonico di Napoli, nella Vita Procli, scrive che la dea Atena si manifestò a Proclo avvertendolo della rimozione della sua statua dal Partenone da parte di coloro che muovono anche l'inamovibile, riferendosi ai cristiani. Quindi qui c'è già appunto una percezione del cristianesimo che si diffonde, dei cristiani come di un gruppo di persone che in un certo senso demoliscono anche ciò che non si dovrebbe demolire, diciamo, riescono a muovere l'inamovibile, cioè ciò che è stato sempre lì, viene da un certo punto in poi viene cancellato.
In effetti, in quegli anni Partenone fu convertito in chiesa dalle autorità, quindi siamo appunto nel IV e poi V secolo, proprio alla fine dell'impero romano, si inizia, ovviamente l'elite legata alla religione romana o greca non hanno più il potere, quindi non possono dire nulla, insomma, al massimo gente come Simma, così si vede che si lamentano nei loro scritti di quel tempio viene chiuso, quella statua viene rimossa, ma non hanno più alcun potere. Quindi doveva essere, insomma, particolare. Insomma, è come se oggi, il potere, come se oggi lo Stato si mettesse, che ne so, a chiudere le chiese e rimuovere, che ne so, statue sacre di santi, Gesù, eccetera, eccetera, e tu non puoi assolutamente dire nulla perché è lo Stato, sono ordini statali, te vedi le autorità che vengono a portare via le cose, le chiudono oppure le trasformano in qualcosa di nuovo. Quindi doveva essere per le persone del tempo, doveva essere, insomma, se non eri cristiano, non doveva essere, insomma, un tempo molto felice, ecco. Entro il 500 d.C. tutti i templi di Atene furono convertiti in chiese, quindi insomma è una cosa abbastanza normale che tante chiese in giro per l'Europa siano poste proprio nel luogo dove prima vi era un tempio politeista. Poi nelle città, centri di potere culturale, il processo fu più veloce, quindi diciamo, poi ricordiamoci appunto che il cristianesimo è comunque una religione di città più che altro, una religione cittadina, si è diffusa grazie in un certo senso alla globalizzazione del tempo, e quindi un po' tra le aristocrazie, un po' tra i ceti più bassi, tra gli schiavi, eccetera, eccetera, tra i tre ceti più umili, quindi o in alto, in basso, quindi costituiva il tipico ambiente cittadino che si rinnova sempre, insomma, è molto più aperto a ciò che viene da fuori, laddove diciamo, gli antichi culti sopravvivevano molto più in provincia, nelle campagne. Per questo, insomma, paganesimo viene dalla parola pagus, che vuol dire, in un certo senso, vuol dire cantone, diciamo, sono, i pagani sono quelli che abitano in campagna, mentre i cittadini, insomma, iniziavano a guardarli dall'alto in basso, appunto perché magari stavano dietro ancora a cose antiche e per loro stupide. Ad esempio, nel VI secolo, fino al VI secolo riuscì a sopravvivere l'Efeste, non so se lo leggo bene, l'Efesteion, che era il tempio di Efesto ad Atene, prima di diventare poi una chiesa di San Giorgio. Insomma, le statue dell'Efesteion vengono distrutte e viene convertito in un tempio di San Giorgio. Poi l'Asclepeion, che fu l'ultimo tempio testimone di un ultimo miracolo di guarigione, miracolo di religione greca, un miracolo pagano, diciamo, performato da un neoplatonico di nome Proclo. E questo Asclepion non riuscì a superare il V secolo, quindi l'ultimo secolo, diciamo, dell'impero romano, e la sua statua fu asportata dai cristiani, il suo abaton, nel quale i malati erano guariti dalla divinità, dove venivano posizionati per essere guariti dalla divinità, e nel quale si praticava l'encoimesis, cioè l'incubazione, il sogno divino, che era una tipica pratica della religione greca, cioè dove ti mettevi nel tempio per dormire, sognare, e tramite il sogno potevi incontrare il divino.
Tutte queste parti vennero smantellate e furono convertite in chiesa. La fontana divenne fonte battesimale e molte steli furono sfigurate. Ci sono ancora oggi esempi di varie statue che sono proprio sfigurate, ne so, molte volte le statue degli dei che per i cristiani erano, diciamo, a livello biblico, gli dei erano spiegati come dei demoni sostanzialmente, non è che non esistevano, ma erano dei demoni. Diciamo, nel mondo cristiano, il Dio che non è il Dio, l'unico Dio, è una sorta di, è un demone, diciamo, è un angelo caduto. Quindi era normale sfigurare appunto le statue di queste divinità, insomma, tagliandogli il naso, varie arti. Cioè, talvolta incidendogli una croce in fronte o sulla guancia, eccetera, eccetera, però cercando di, diciamo, sminuirle il più possibile, umiliarle il più possibile e cacciare quello che secondo loro era il maligno dentro quella statua. Poi ci furono gli ultimi giorni dell'Accademia Platonica, l'ultimo scolarca, Damascio, che ancora riusciva comunque ad avere un discreto successo. L'Accademia Platonica è quella fondata proprio da Platone, quasi 1000 anni prima, insomma. Però appunto questo successo con i giovani non veniva molto ben visto ovviamente dalle autorità cristiane. Quindi nel 529 d.C. siamo già, diciamo, con l'impero che è sopravvissuto, l'impero romano d'Occidente è già crollato, c'è cioè l'impero romano d'Oriente, e il famoso Giustiniano decretò la chiusura dell'Accademia per sempre. E quando fu abbandonata, probabilmente fu oggetto di razzie e incursioni, dato che gli archeologi hanno ritrovato una testa di Atena decapitata e dei bassorilievi di Hermes e di Dioniso sfigurati. Poi il grande santuario di Eleusi non sopravvisse all'invasione di Alarico nel 396 e successivamente fu risaccheggiato, riconvertito in basilica e i suoi simboli tutti sostituiti. La Asclepieion di Corinto fu continuato a frequentare anche dopo la sua distruzione, frequentare da gente di religione greca, e lì vicino nella Fontana delle Lampade, una grotta con una sorgente sacra, si ebbe una sorta di commistione, come succederà tanto nel Medioevo, tra gli antichi culti e quello nuovo. A Delfi, secondo lo storico bizantino Filostorgio, l'imperatore Giuliano mandò il suo dottore Oribasius, al quale l'oracolo profetizzò la fine del culto, cioè la fine di Delfi stesso, il grande oracolo, il famosissimo oracolo di Delfi, che era comunque un centro culturale per tutto il Mediterraneo. La struttura fu abbandonata e sostituita da attività commerciali e altre case. A Olimpia, l'archeologia dice che le gare atletiche continueranno fino al 385 d.C. Dopo, una chiesa fu costruita nell'ufficio di Fidia, il terreno del tempio divenne proprietà del clero. All'inizio del V secolo, Severo, il patriarca di Antioche, affermò che gli oracoli pagani di Dodone, Delfi, Olimpia, Nemea, Epidauro, Istmo, Dafne, Baalbek erano chiusi e silenziosi. Diciamo, questo era un modo molto, molto educato di dire, insomma, hanno smesso di operare. Tutti gli oracoli del Mediterraneo sono stati zittiti. I templi erano distrutti e gli idoli ribaltati. Ci sono anche tante, ora magari ve le metto nel video, tante anche raffigurazioni di epoca cristiana dove si vede proprio che quel santo, o quel di solito un santo, gli viene fatto fare un santo, però proprio
accettate o a bastonate, butta giù le statue degli dei pagani. Poi la gigantesca statua di Zeus Olimpia, una delle sette meraviglie del mondo, sembra che proprio in quegli anni fosse portata via a Costantino, fosse stata portata via a Costantinopoli da un funzionario imperiale di nome Lauso, che la aggiunse alla sua collezione. Così, la gigantesca statua di Zeus. Probabilmente fu dist andò distrutta proprio nell'incendio del palazzo dove teneva questa statua, e lì si perse per sempre la statua di Zeus di Olimpia. Siamo nel 475 d.C. più o meno, quindi a un anno, praticamente a un anno dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente. Poi in generale le statue, se erano di bronzo, venivano tutte fuse, quindi c'è stata una perdita colossale, proprio incredibile, di patrimonio artistico, storico, di statue di bronzo. Infatti, gli archeologi, quando trovano una statua di bronzo dell'antichità, sono felicissimi perché in confronto a quante ce n'erano, ne sono rimaste pochissime. Quindi. E tante furono distrutte proprio a questi tempi, perché ovviamente la statua di una divinità in quel momento lì non contava più nulla, anzi era un'offesa al nuovo potere praticamente. L'intento era di... Ah sì, quindi venivano fuse se erano di bronzo, se erano di pietra venivano spaccate. E a livello simbolico venivano spaccate, come ho detto prima, nel modo più umiliante possibile, spogliate dei gioielli, sfigurate, menomate, eccetera, eccetera. Ricordiamoci che, a dispetto di quello che si vede nei film oggi, i film stanno un po' migliorando, però ci hanno fatto sempre vedere le statue bianche, le statue dell'antichità bianche. In realtà, le statue dell'antichità erano, coloratissime, assolutamente colorate, sembrava quasi delle persone vere, coloratissime, vestite, decorate. E al tempio di Demetra a Corinto, due statue di sacerdotesse furono decapitate e gettate in un pozzo. Altri luoghi di culto, dopo un'attività di centinaia di anni, venivano simbolicamente spenti, un po' come gli oracoli. O i vari fuochi sacri, un po' tipo quello di Vesta, che potevano esserci in vari tempi, venivano tutti spenti. Le fonti sacre venivano istruite, così che la gente non ci andasse più. E gli oracoli chiusi, ovviamente, come ho detto prima. Quindi concludiamo la parte greca con alcuni versi del poeta tardo-antico Pallada, il quale parla delle distruzioni ordinate dal patriarca e papa della Chiesa copta Teofilo di Alessandria ai danni dei templi pagani. Dice Pallada: vidi ad un trivio un bronzo del figlio di Zeus, prima menzionato nelle preghiere, adesso gettato via. Sdegnato dissi: Dio di tre lune, che liberi dai mali, mai sconfitto, oggi invece stai steso per terra. Di notte il Dio mi venne accanto e mi disse, ridendo: anche se sono un Dio, ho imparato ad adeguarmi ai tempi. Bellissima anche questa, insomma, c'è quasi una sorta di fatalistica tipica appunto di quelle religioni, fatalistica accettazione, insomma, comunque del tempo che cambia e delle cose che che finiscono. Anche gli dèi accettano in un certo senso il loro destino, insomma, anche il divino, anche loro prima o poi cadano. E già all'epoca, appunto, poteva esserci questa sensibilità, questa consapevolezza, insomma, che comunque tutto è destinato a cambiare, tutto, prima o poi tutto. Anche gli dèi sono destinati, insomma, alla fine.
molto, molto poetica, insomma. Ora, prima di concludere il video sulla Grecia, che è già venuto lungo, facendo sempre parte del mondo ellenistico, volevo accennare appunto a quella cosa che in realtà già conoscete grazie al film, all'episodio di Ipazia. E quindi, come sapete, probabilmente appunto Ipazia era un'astronoma matematica neoplatonica che visse alla fine dell'Impero Romano, tra il IV e il V secolo d.C. ad Alessandria. Alessandria era da sempre, diciamo, nel mondo ellenistico un centro culturale. Uno dei centri culturali più importanti del mondo antico e del Mediterraneo. E lì lavoravano tanti neoplatonici, tanti filosofi, tra cui appunto questa donna, questa Ipazia, che era una scienziata, possiamo dire, una scienziata formidabile. Appunto, nacque ad Alessandria d'Egitto nel 355 d.C., figlia di un matematico e astronomo. Quindi, insomma, nacque già in un ambiente scientifico e filosofico. Portavano con lei e i suoi allievi avanti appunto le idee di filosofi neoplatonici come Plotinio, Porfirio, Giamblico, eccetera, eccetera. Con i decreti di Teodosio, che furono molto più devastanti appunto dell'editto di Costantino per il paganesimo, furono anzi decisivi, perché furono proprio quelli che bandirono nel 391 d.C., quindi questo episodio va ricordato, insomma, fu Teodosio praticamente a mettere una pietra tombale sul paganesimo, che da lì in poi in tutto l'impero romano sarà praticamente perseguitato. Insomma, forse appunto poi magari lo vedremo quando tratterò Roma, però da lì in poi le antiche religioni non potevano essere più praticate in modo pubblico, al massimo in casa, al massimo da solo. Insomma, in modo silenzioso, ma sarebbero stati scancellati, insomma, da tutti i luoghi esterni. Quindi, appunto, insomma, come se una legge adesso, un decreto dello Stato italiano imponesse di fermare praticamente tutti i riti, i culti cristiani in giro per l'Italia. E chiudere appunto tutti i luoghi di culto pubblici, eccetera, eccetera. E l'unico posto dove i cristiani possono praticare al massimo è casa loro, da soli, insomma. Quindi, ovviamente, dopo questo decreto, il vescovo Teofilo di Alessandria ordinò, insomma, che pian piano venissero distrutti gli antichi templi, venissero chiusi. Molto famosa fu l'indignazione della protesta dei politeisti per la chiusura del grande Serapeo, cioè il tempio di Serapide ad Alessandria, poiché a un certo punto, appunto, i cristiani, le autorità cristiane presero le statue e le esposero, diciamo, all'umiliazione pubblica, in un certo senso. Le presero, probabilmente le portarono fuori dal tempio, così che la gente potesse magari tirare i pomodori ad odio, spaccarle, insomma, eccetera, eccetera. Quindi ci fu già lì un grosso problema, litigi, insomma, violenze. E chiaramente, però, i politeisti non potevano fare niente perché era la stessa autorità che imponeva queste cose, quindi è un po' un casino.
Nel 412 divenne vescovo della città il famoso Cirillo, oggi pure santo, il quale abusò del proprio potere ed entrò in conflitto col prefectus Augustalis d'Egitto, cioè Oreste. Il primo episodio fu quando la comunità ebrea denunciò all'autorità pubblica l'ingerenza di Ierace, che era un seguace di Cirillo, il quale fu fatto arrestare e torturare. In rappresaglia, il vescovo, quindi nello stesso momento, un po' come si vede nel film, non solo i pagani vengono perseguitati, ovviamente anche tutte le altre religioni, come l'ebraismo, diciamo, sono esposte a violenze qua e là di gente o gente normale o le autorità, insomma. Il vescovo fece espellere da Alessandria tutti gli ebrei, confiscare le proprietà e abbattere le sinagoghe. Questo evento scandalizzò molto il prefetto, il quale però aveva le mani legate perché il clero non poteva essere denunciato se non da membri dello stesso. Quindi c'era una... Non potevi, insomma, questo prefetto non poteva fare comunque nulla perché i membri del clero potevano essere per legge denunciati solo da altri membri del clero. Quindi era una situazione veramente assurda. In aiuto di Cirillo arrivarono i parabolani, anche questo si vede nel film, monaci dei monti della Nitria, i quali erano dediti formalmente alla cura dei malati, questo in teoria. Però di fatto erano una vera e propria, divennero praticamente una polizia politica del vescovo che faceva il lavoro sporco al posto suo, insomma, lo usava per andare a risolvere problemi di qua e di là. Arrivarono a tanto da schernire pubblicamente Oreste, il quale arrivò anche una pietra in testa. Quando il prefetto fece giustiziare il colpevole, Cirillo fece passare agli occhi dell'imperatore il parabolano come un martire della fede. Quindi il parabolano che aveva schiagliato la pietra al prefetto, insomma, comunque passò, quando fu giustiziato, passò comunque come un martire di chi combatteva per la cosa giusta. In tutto questo, Ipazia fu vista un po' come una connivente del prefetto, quindi fu vista molto male. E interessante quello che ne dice un tale Giovanni di Nichiu, che era un vescovo egiziano vissuto 2 secoli dopo questi avvenimenti, che dice: in quei giorni apparve in Alessandria un filosofo femmina, una pagana chiamata Ipazia, che si dedicò completamente alla magia, agli astrolabi e agli strumenti di musica, e che ingannò molte persone con stratagemmi satanici. Il governatore della città la onorò esageratamente perché lei l'aveva sedotto con le sue arti magiche. Il governatore cessò di frequentare la chiesa come era stato suo costume. Quindi Ipazia, diciamo, come femmina corruttrice, diciamo, degli uomini, ad eccezione di una volta in circostanze pericolose. E non solo fece questo, ma attrasse molti credenti a lei, ed egli stesso ricevette gli increduli in casa sua. Quindi questa filosofa, per i cristiani una strega, insomma, era un personaggio scomodo. E nel 415 d.C., un gruppo di cristiani guidati dal predicatore Pietro le tese un'imboscata mentre tornava a casa. La tirò giù dal carro, la portò in una chiesa e la uccisero usando dei cocci. Dopodiché la fecero a pezzi e la bruciarono nel Cinerone. Esistono varie testimonianze dell'omicidio, alcune più dalla parte di Cirillo e altre più dalla parte di Ipazia. Dato che si parla di una donna pagana e neoplatonica, riporterò qui il racconto del già menzionato l'ultimo scolarca dell'Accademia di Atene, Damascio, che le fa quasi una dedica. Così accadde che un giorno Cirillo, vescovo della setta di opposizione, passò presso la casa di Pazia e vide una grande folla di persone e di cavalli di fronte alla sua porta. Alcuni stavano arrivando, alcuni partendo, ed altri sostavano.
Quando lui chiese perché c'era una tale folla, là c'era una tale folla ed il motivo di tutto il clamore, gli fu detto dai seguaci che della donna, dai seguaci della donna che quella era la casa di Ipazia, Ipazia la filosofa, e che lei stava per salutarli. Quando Cirillo seppe questo, fu così colpito dall'invidia che cominciò immediatamente a progettare il suo assassinio, e la forma più atroce di assassinio che potesse immaginare. Quando Ipazia uscì dalla sua casa, secondo il suo costume, una folla di uomini spietati, e feroci, che non temono né la punizione divina né la vendetta umana, la attaccò e la tagliò a pezzi, commettendo così un atto oltraggioso e disonorevole contro il loro paese d'origine. E nel mio articolo concludo, diciamo, la parte su Ipazia con alcuni versi di Pallada, dedicati sempre a lei. Quando ti vedo, mi prostro davanti a te e alle tue parole, vedendo la casa astrale della Vergine. Infatti verso il cielo è rivolto ogni tuo atto, Ipazia sacra, bellezza delle parole, astro incontaminato dalla sapiente cultura. Siccome il video è venuto già molto lungo, diciamo, concludo qui, lo concludo qui e questa riguarda la parte della Grecia. Nei prossimi vedremo la parte della diffusione, insomma, della persecuzione delle religioni precristiane a Roma e forse anche nelle altre regioni dell'impero.